frequentano anche i prati, non è che si va solo in mezzo alla strada, sulla strada, capito? Vengono frequentati anche a parte questa strada, Adriano, in un punto preciso muore in campagna. No, muore qua, ma ascolti, se si va nei boschi si va anche, cioè si possono fare dei sentieri. Era per capire se tranquillamente è un punto di passaggio. No, ascolti, finisce qui con le macchine, finisce qui la cosa, però come ho detto, se fosse stata messa lì 3 mesi fa l'avremmo già trovata sia io che altre persone, perché il posto qua viene frequentato. Ma lei ci andava qui, è passato di qua? Sì, sì, qui sono passato, io ho abitato a Madone fino a un mese fa e ci sono passato perché facevo un percorso che portava fino all'altra parte e qui non si è mai visto niente, ma oltre a me passavano centinaia di corridori o di gente che portava appunto i cani. Quindi secondo lei non è rimasto qui questo corpo? No, per me dopo. No, anche secondo me, perché dopo anche le ricerche erano state fatte dall'altra parte, però ascolti, anche gente che passa qui, setter, i cacciatori, il setter è un cane che viene attratto dal sangue, perciò l'avrebbero trovata sicuramente. Anch'io con i miei setter, sinceramente parlando, sono passato di qui più di una volta e non c'è mai stato niente. Oggi si è vista una macchina, qualcuno dice, vero? Non... Guardi, bisogna anche vedere, perché magari sa, uno vede una macchina, perché qui, come abbiamo detto, come ripeteva, come ha detto prima il signore, è una strada che finisce, sa, cioè una macchina sospetto, qualcuno che si ferma 5 minuti in più porta a dei pensieri strani.